Direttore, possiamo dire ormai risolto il problema del trasporto delle ambulanze sui traghetti grazie al dialogo tra lei e gli armatori? Ma grazie innanzitutto all'impegno di Sua Eccellenza il Prefetto di Napoli, perché ricordo ancora quella riunione di fine luglio dove ebbe veramente a portare avanti un tavolo determinato con un risultato straordinario. Noi siamo stati attori coprotagonisti. Sua Eccellenza il Prefetto veramente ci ha permesso di raggiungere un risultato importante di chiarezza innanzitutto. Ci ha fatto parlare, ci ha seduto a un tavolo tutti insieme. Io la ringrazio per questo, perché da quel momento problemi non se ne sono avuti e quindi si è trovato il modo per poter trasportare come trasporto secondario, quindi non di emergenza, il paziente dall'isola sulla terraferma e viceversa. Un'ultima domanda sull'elisoccorso che rappresenta una vera e propria eccellenza, l'abbiamo visto di recente con il maltempo e grazie all'elisoccorso è stata salvata una bambina di 3 anni che aveva bisogno di cure e stava a Capri. Il servizio di emergenza è importante e lo diventa importante ancora di più per un'isola che magari come quella di Capri non riesce ad avere una struttura che poi è un dipartimento di emergenza accettazione almeno di primo livello. Quindi dobbiamo sopperire con gli ospedali della terraferma e quindi il trasporto di emergenza attraverso l'idroambulanza o attraverso l'elicottero. Chiaramente le condizioni meteorologiche sono fondamentali, ma voglio ricordare ad esempio che tra i problemi che ci sono stati posti e che abbiamo risolto in 15 giorni è stato quello di dotare un'incubatrice con ventilatore il nostro pronto soccorso dell'ospedale Capilupi di Capri in modo tale da permettere un'assistenza immediata ed un trasporto sicuro. Sono tante piccole cose, ma tante piccole cose possono insieme e a volte anche da sole salvare una vita.